Nel corso di un'indagine a Latina sulle cooperative che gestiscono richiedenti asilo e minori non accompagnati, la moglie e la suocera dell'onorevole Abubakar Soumaoro sono state poste agli arresti domiciliari. Al riguardo, l'onorevole ha dichiarato di fidarsi della giustizia e di essere estraneo ai fatti. Le indagini hanno rivelato un sistema di gestione dei migranti spregiudicato da parte dei membri del consiglio di amministrazione della cooperativa Caribou. Tre persone sono state arrestate con accuse di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Il caso mette in evidenza le criticità delle cooperative nell'accoglienza dei migranti in Italia. Inoltre, la Guardia di Finanza ha effettuato un sequestro preventivo per il profitto illecito ottenuto dagli indagati. Le cooperative coinvolte hanno percepito fondi pubblici ma fornito servizi inadeguati, alloggi fatiscenti, condizioni igieniche carenti e cibo di scarsa qualità. Gli indagati avrebbero utilizzato il denaro per spese personali, trascurando i diritti e la dignità dei migranti. Nella relazione del PM viene sottolineato che l'inosservanza delle condizioni ha generato considerevoli risparmi di spesa profitti, che sono stati utilizzati per spese varie, alberghi, ristoranti, abbigliamento di lusso, accessori, gioielli eccetera, e investimenti del tutto estranei alle finalità del servizio pubblico. In merito alla questione è intervenuto anche il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, che ha dichiarato: «Gli sviluppi dell'inchiesta Caribou e le dure accuse dei PM sono inquietanti. Fermo restando la presunzione di innocenza, è incredibile che la sinistra e alcune delle sue trasmissioni TV avessero scelto Soumaoro come testimonial delle loro battaglie». Queste le parole di Matteo Salvini. Iscriviti al canale.